Eccoci qua, cari amici dell'Atleta, bentornati ad un nuovo weekend di competizioni eSport live questa volta. Ciao, sono Draguis, manager per Atleta eSport e domani saremo alla finale per il Lucca Baron Battle. Ciao, sono Scar, top laner per Atleta eSport. Ciao, it's Belly, jungler for eSports Atleta. Ciao, sono Trex, sono il midlaner di Atleta. Ciao, sono Natames, sparo da lontano per il team Atleta. Hello, I'm Dan, support for Atleta eSport. Can't wait to use W on my ADC tomorrow. Ciao a tutti, io sono Trinser e sono un giocatore di Atleta eSport per Valorant. Sono Gabriele in Game Titan e per il mio team Atleta eSport sono secondo Dualis barra controller e inoltre faccio anche di game leader. Salve a tutti, sono Davide, Alfin Game, ricopro il ruolo di Initiator per il team Atleta. Ciao a tutti, sono Alessandro in Game Disca, sono lo smoker del team Atleta eSport. Ciao, sono Julian, sono Luciferus in Game, sono il sentinel del team Atleta eSport, siamo prontissimi, carichissimi e siamo pronti a portare a casa la vittoria. A te, Will. Arrivederci. Importante non fissare troppo vischio negli occhi. Non fissate vischio negli occhi perché, come vedete, sono sempre carico della mia professionalità che mi distingue ogni giorno di più. Natames prova il suo ingaggio. Che danno! Arriva anche Bates che non va a segno, però con la sua Q deve saltare al di là del muro. Natames ha già trovato un'uccisione e trova anche la seconda. C'è un controllo abbastanza grosso. Ma invece sì! E Belit dal nulla con la Q per giustiziare l'avversario. Anche il cavallo cadrà. Questo teamfight non Belit può essere conteso! E questo è l'1-0 dei Random 5! Scar però che ha un phase rush e può velocizzarsi ed inseguire Gentleman Hero in una solo volo top lane. Ma arriva il destino da parte è di Trex che Dayon. Va a stordire Cloud Strike sotto la torre avversaria e si prendono un'uccisione per parte. Si lancia in avanti il destino difensivo e si prende una skill praticamente in solitaria, quella di Carina Atleta. Si lancia dentro anche Dayon e questo potrebbe essere un disastro. Oh! No, trova la kill su Trex. I'm not a mess da solo. Si lancia in avanti. Doppia tripla. Ma arriva anche I'm not a mess. C'è un'uccisione dalla sua. Va a inseguire anche quella Naimi e troverà la seconda. Belt si lancia su Dayon. Lo caccerà verso il proprio AD carry. A vuoto il Mystic Shot. Ma abbattono gli auto-attack. È un'altra tripla per questa Ezreal. Arriva l'Ace. Signori, 1-1. Andremo al game 3 di questa finale. Primo sangue va per Crocomux, flasha via Mumu ma non è abbastanza, Belit lo rincorre con il vento che diventa fulmine. Attenzione Vladimir, flasha! Doppio range, cadrà, no, ma se la prende! Uno per uno! Sopra la qui! Trex si lancia dentro lo spinimento, gli impedisce di fare abbastanza danni e Striker lo fa meglio semplicemente! Anche la seconda torre del Nexus, gli Hard 5 vincono la prima Lucca Baron Battle del circuito Tormenta. Popolo di Agents Range, amanti di Valorant e fan di Riot in generale, benvenuti all'interno della cattedrale dell'eSports di Lucca. Siamo pronti, Atleta eSports da un lato, AR eSports dall'altro. Signori, inizia qui la prima partita della finale del Tormenta. Qui arriva, ottimo, salva, ma arriverà il disinnesco della Spike e allora nessuno controlla, oddio, invece sì, è Luciferus, l'uomo dei miracoli. Oh,
E allora vogliamo dirlo ancora e ancora e ancora. Si consuma l'uno contro uno contro la Killjoy, ma non c'è più tempo e Luciferus consegna la vittoria agli Atleta eSport in questa prima mappa di Lucca in Range. Signore e signori, detentivi forti per questa seconda mappa della Best of 5 targata Tormenta, targata Lucca in Range. Ora devono correre gli attaccanti, però qui con l'uccisione del portatore della Spike potrebbe essere una kill importantissima, anche se gli Atleta adesso stanno ribaltando completamente il risultato. E vediamo Alfa e Fisca che fanno un 2-3 tutti insieme per la vittoria del loro team. La potrebbe vedere Fisca, potrebbe arrivare il regalo, arriva la sponda per proteggere il compagno, la tripla anche per Luciferus perché tutti stavano correndo. Da dietro Trinser cala dunque il poker per lui, 13-5, 2-0. E allora, signore e signori, direi che è tutto pronto in questa Fracture. Lo vediamo lo score, 2-0 per gli Atleta. Ragazzi, fate un po' di rumore in questa cattedrale per la finalissima del Lucca in Range. Si parte con Shox subito all'interno del site. Fisca si difende come può, Rudy va a buttare subito giù il suo avversario. Un ottimo shot di Trinzer ed è un 4 contro 3. Poi il dash subito aggressivo. Bellissima la tripla per Trinzer, è sempre lui. Deve prendere l'engage, sta aspettando, non è pulito su Alfa, occhio perché il retake potrebbe arrivare sempre in Niagara contro Luciferus in questo 1 contro 1 che ormai è storia. Niagara tiene l'angolo, giocata intelligente, ma arriva adesso e allora Luciferus la tiene in faccia all'avversario, l'ultimo secondo e la porta a casa Luciferus con sangue gelido, congelato, 5-5 per gli Atleta. Doppio perché c'è anche il poison. E poi Fisca la chiude su Niagara, proprio quando non te lo aspetti vengono fuori gli Atleta. Titan che praticamente in maniera airless e poi Trinzer! Ragazzi, ecco i nostri vincitori, ecco i campioni, ecco dunque i numeri uno del Lucca in Range. Atleta eSports